Blogos Web Radio. Benvenuti su Blogos Web Radio. Continua il nostro impegno contro le mafie con la nuova rubrica Scruscio, disturba il silenzio, dove parleremo di lotta alle mafie, rispetto della legalità e delle istituzioni con gli ospiti del seminario Mafia ed Antimafia, che si svolge all'interno della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna in collaborazione con Libera. Il seminario, iniziato il 5 marzo scorso e che proseguirà fino alla fine di maggio, si avvale di numerose personalità impegnate da tempo nella lotta contro i sistemi mafiosi, come Nando Dalla Chiesa, Nicola Gratteri, Claudio Fava e molti altri. Nel primo incontro l'ospite del seminario è stato Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, il quale ha sottolineato che la lotta alla mafia non può essere opera di navigatori solitari. Al termine del dibattito abbiamo intervistato Stefania Pellegrini, docente di sociologia del diritto e promotrice del seminario. Don Ciotti parlava prima dell'esigenza nel nostro paese di istituire dei percorsi di coscienza e conoscenza sulle mafie. Questa è la quinta edizione del seminario su mafia e antimafia che le organizza con l'università e quindi le volevo chiedere con quale obiettivo è nato 5 anni fa, che impatto ha avuto e quali sono le prospettive per il futuro. Allora, è nato 5 anni fa con l'intento, è nato all'interno della cattedra di sociologia e diritto, però con l'intento di portarlo al centro dell'Ateneo e dare la possibilità a tutti gli studenti di tutto l'Ateneo di frequentarlo. È nato pian pianino, come appunto parte speciale del mio corso, poi è diventato un seminario a crediti, i cosiddetti crediti liberi nella prospettiva del 3+2, e beh, quelle prospettive sono, cioè il futuro si è già realizzato, nel senso che questo è l'ultimo anno di seminario e l'anno prossimo già sarà un'attività, cosiddetta attività scelta dello studente, il quinto anno della magistrale, e sarà a tutti gli effetti come un esame complementare strutturato con 20 ore di lezione frontale tenute da me e con 28 ore di laboratorio strutturato come seminario, dando diritto a 7 crediti, quindi proprio un'attività formativa vera e propria che entra a pieno titolo nella facoltà di giurisprudenza, devo dire con il sostegno totale del preside Stefano Canestrari, ma che sarà a disposizione anche di tutto l'Ateneo, perché con una delibera faremo in modo che tutte le facoltà, le specialistiche di tutte le facoltà potranno accedere e le triennali della nostra facoltà. Doppiamente grazie. Io invece volevo farle una domanda di carattere più tecnico, aperta anche sull'attualità. Secondo lei come si può credere al rispetto delle regole in un paese dove la crisi di valori sta prestando il fianco a riforme come quella della magistratura o quella che potrebbe essere riguardo alla Costituzione, che tentano di cancellare la storia civile della nostra Repubblica? Allora, io sono assolutamente d'accordo rispetto a quello che ha detto naturalmente Don Luigi oggi, anzi io ripeto, cioè, lui è il mio primo maestro rispetto a queste questioni. È una situazione drammatica, però la cosa più pericolosa è quella di cadere nella rassegnazione, nella delega alla lotta, cioè pensare che noi come cittadini singoli non si possa far nulla. È sbagliatissimo, nel senso che ognuno di noi è responsabile per il mondo in cui viviamo e quindi non è vero che non possiamo far nulla, perché il tutto si cambia dalle piccole cose, dalla quotidianità, dalle piccole azioni, proprio anche dal rispetto e non dalla tolleranza, cioè dal rispetto per gli altri, e quindi da lì che bisogna cambiare, anche se c'è, naturalmente io mi rendo conto che a 20 anni vedere il disastro a livello di istituzione, però un ragazzo che oggi diceva ma cosa, lo Stato non c'è, ma l'università è Stato, questa è un'università statale, pubblica, ed è Stato e fa queste cose, quindi lo Stato c'è. Purtroppo lo Stato fa anche cose disastrose e soprattutto non fa cose che dovrebbe fare, ma bisogna anche vedere quando lo Stato c'è e prendere atto di questo. La ringrazio. L'intervista è stata curata da Giusy Gullo e Giulio Ferrante. Un saluto da Giulio Ferrante, Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.